Terza domenica di Pasqua. Il Vangelo di oggi ci ricorda l'apparizione del Signore ai discepoli dopo il ritorno dei discepoli di Emmaus. È la sera di quel giorno, un giorno particolare. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Questa domenica, lo dicevamo, è segnata dalla luce tenue del tramonto di Emmaus. È un tempo mescolato di luce e di tenebre che ben si addice ai fatti sconvolgenti di questo racconto. Il senso dell'apparizione di Gesù ai discepoli, che abbiamo ascoltato, prende chiarezza solo se torniamo al racconto di Emmaus, alla straordinaria esperienza che avevano vissuto. Prima ancora che le ombre della sera scendessero sul mondo, erano scese delle ombre ben più pesanti e scure nel cuore dei suoi discepoli. Come non essere sconvolti dalla morte oltraggiosa e vergognosa di Gesù, vissuta sul Calvario? Nel mondo e nei pensieri dei due discepoli, come degli altri, solo l'idea di un Messia crocefisso, di un Salvatore umiliato, era qualcosa che non si poteva nemmeno sopportare. Era un nonsenso, uno scandalo impossibile da capire. E tutta la parola della Scrittura sembrava andare in direzione contraria. Sembrava, finché non giunge Gesù e non si mette a spiegare loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E apparendo ai discepoli si ripete la stessa scena, si ripete il loro sconvolgimento, la loro paura, il pensare che sia un fantasma. E Gesù continua a dare segni. Si mostra loro, si fa toccare, mangia con loro. Tutti questi segni non bastano. Sembra che la fede non sia capace di fare questo salto di qualità, di accettare un Gesù risorto è presente davvero in mezzo a loro. È una novità così grande la resurrezione di Gesù che davvero fanno fatica
ad accoglierla, ma anche noi. Spesso diamo per scontato l'idea che Gesù sia risorto come magari qualcosa che riguarda solo Lui. La risurrezione cambia la nostra vita. La sua realtà ci dice di una vita concreta, reale, come quella che Gesù ha testimoniato, che supera la morte. La realtà della risurrezione ci dice che non possiamo abbandonarci alla paura e alle tenebre. La realtà della risurrezione ci costringe a rileggere la Scrittura, lasciandoci guidare da Gesù. E allora l'esperienza fatta dai primi cristiani è che questa Scrittura, che loro non avevano compreso, parlava di Lui. È un secondo messaggio importante. La Scrittura, se non ci lasciamo guidare da Gesù, e non ci lasciamo guidare da Gesù oggi presente nella sua Chiesa, potrebbe restare un libro chiuso, un libro enigmatico, un libro incomprensibile. Tutti ci dobbiamo accostare alla parola di Dio. Nel cuore di tutti noi questa parola risuona, ma non dimentichiamo che il suo senso più profondo e più vero, il suo senso più ricco e luminoso, si aprirà ai nostri occhi soltanto se avremo l'umiltà di lasciarci condurre da Gesù. E Gesù non ci conduce soltanto nel cuore, aprendo il nostro cuore alla comprensione della sua parola, ma ci conduce anche attraverso la sua presenza concreta, visibile, reale, incontrabile, che oggi ci giunge attraverso la Chiesa. La Chiesa, come Gesù, è mandata al mondo a spiegare in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui. Questo Vangelo, come il Vangelo di Emmaus, ci invita a fidarci della guida della Chiesa nel comprendere il mistero di Gesù e ci invita anche, come Chiesa, a renderci coscienti della grande responsabilità di condurre il mondo a comprendere in pienezza il mistero di Cristo svelato dalle Scritture.